Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma carinissimo scaldacollo molto sfizioso che rientra nei nostri progetti facili che faremo durante quest'inverno. Per quanto riguarda questo scaldacollo che ho chiamato scaldacollo sirena, io ho utilizzato un solo gomitolo, quindi una sola cake del nuovo filato della Mistrico Filati linea Cincilà Luxe Color. Ogni gomitolo è da 100 grammi in misura 170 metri ed è formato dal 95% microfibra poliamide, 5% poliestere, perché c'è lamè, anche se non so se si vede dalla telecamera, forse sì, un po' si vede, comunque al suo interno il lamè. E diciamo che come filato ricorda molto il New Cincilla, però molto più sottile, e infatti io per lavorarlo ho utilizzato i ferri del numero 5. E vi ricordo che vi lascio in descrizione il link al sito Incentrandomi con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Oltre questo viola che ho scelto io per poterlo abbinare alla maglia realizzata con il Pacific, ci sono diversi colori, c'è lo sfumato del grigio, lo sfumato del blu, dell'oceano, del marrone, quindi veramente vi potete sbizzarrire. E infatti il marrone sono poi il colore che vedrete montato sui ferri. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono tutti ferri a diritto perché comunque questo tipo di filato non è che permette punti particolari, dato che comunque ha questo effetto pelliccia, quindi qualsiasi punto verrebbe comunque nascosto. Quindi preferisco fare lavorazioni semplicissime, ma utilizzarlo facendo delle creazioni un po' particolari. E infatti questo scaldacollo, come potete vedere, è molto sfizioso, non solo perché tiene bello caldo e rimane bello fermo, ma perché oltre a indossare, come lo sto indossando io in questo momento, potete mettere la codina di lato per farla scendere e creare qualcosa così un po' più di sfizioso, un po' stile francese, un po' stile chic, se così vogliamo dirlo, e oppure indossarlo normalmente come lo sto indossando io. Quindi diciamo che la particolarità sta solo nel modo in cui poi andremo a cucire questo rettangolo che andiamo a fare, e io nel video tutorial naturalmente vi dico il rettangolo quanto mi è venuto largo e alto. Naturalmente se voi lo volete più lungo, se lo volete più largo, una sola cake non vi basta, dovete per forza prenderne due. Detto ciò, spero che anche questa semplice e velocissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incidentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incidentare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, o su Incidentando con i filati se avete acquistato il filato tramite il sito o tramite la merceria Coliti. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro scaldacollo sirena, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Cincilla Luxe Color. È un nuovo filato, è come il Cincilla ma più sottile, quindi una sorta di ecopelle con all'interno il Luxe che vedete si nota dai riflessi della luce. Il colore che io ho lavorato per fare questo scaldacollo è il colore sfumato viola. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 170 metri ed è formato dal 95% microfibra poliamide, 5% poliestere. Io ho utilizzato un solo gomitolo e naturalmente vi farò vedere poi come andare a creare questa sorta di codina, per questo l'ho chiamato scaldacollo sirena. Però per quanto riguarda la lavorazione, io in questo momento ho montato 40 maglie. La lavorazione è semplicissima perché si va a lavorare tutti i ferri e tutte le maglie sempre a diritto, quindi la classica lavorazione che andiamo a fare quando abbiamo questi filati o molto ritorti o comunque molto con il come che hanno questo effetto pelliccia o come blue clay. Io preferisco lavorare sempre a diritto in modo tale da dare più risalto sia alla sfumatura del filato sia comunque alla creazione che andiamo a fare e non al punto, perché anche facendo un punto complicato con questo tipo di filati non si vedrebbe. Allora, io dico già che lavorerò con i ferri del numero 5 e ho montato 40 catenelle. E come potete vedere, questa è la larghezza che viene fuori, che sono 24 centimetri circa. Naturalmente voi la potete fare anche più sottile o anche più doppia, e il numero che aumentate o che diminuite di le maglie è a vostro piacimento, perché non c'è un multiplo. Però vi dico già che se volete fare uno scaldacollo ancora più diciamo alto attorno al collo, quindi dovete montare più catenelle, un solo gomitolo non vi basterà, ne dovete usare per forza due, perché altrimenti non riuscite
riuscite a chiudere e a formare quindi la codina dello scaldacollo. Se invece mettete meno maglie, va benissimo uguale, fate sempre la stessa lunghezza finché non finite il gomitolo e poi andate a chiudere. Vi verrà qui un po' più lunga la coda, oppure potete chiudere come poi vi mostrerò come ho chiuso io, però qui vi verrà più largo in fondo e dovete decidere un po' voi che tipo di scaldacollo volete. Io lo volevo realizzare con un solo gomitolo e quindi mi sono andata a montare 40 catenelle. E come vi ho detto, la lavorazione è semplicissima perché si lavora tutto a diritto, quindi non dobbiamo fare altro che lavorare tutte le maglie a diritto, quindi le nostre 40 maglie le lavoreremo sempre a diritto fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, o nel mio caso finché non finirò l'intero gomitolo. E vi dirò alla fine, dopo che ho lavorato tutto il gomitolo, quanto mi è venuto lungo e quindi come andare a chiudere la lavorazione. Io in questo caso comunque vedrete che chiuderò sempre questo viola, perché questo l'ho appena iniziato a lavorare, quindi quello invece già ho registrato la chiusura, però era per farvi vedere che comunque potete utilizzare qualsiasi tipo di colore del Lux Color. Quindi vi dirò alla fine quanto mi è venuto lungo. Vi ricordo che sto lavorando con i ferri 5, ho montato 40 maglie e lavorerò sempre tutto a diritto. Ho terminato il mio piccolo rettangolo, è venuto largo 24 cm, lungo circa 50, però in realtà quando lo andremo a indossare vedete che tenderà ad allungarsi e a stringersi. Io ho usato un solo gomitolo, infatti ho tutte le sfumature. Adesso devo andarlo a chiuderlo. Per chiuderlo, io farò in questa maniera. Vedete, mi è avanzato un po' di filo e quindi cucirò questo lato qui in alto, quello corto, dove ho qui la striscia che mi divide i due primi colori, il colore più scuro e il colore più chiaro, e andrò a cucire qui, cucendo questi due pezzi. Quindi qui io poi farò una cucitura molto lenta perché poi andrò a tirare il filo in modo tale da creare una pieghettatura in questa maniera, e qui avremo quindi la coda, se così vogliamo dire, del nostro scaldacollo. Quindi ripeto, io ho fatto il mio rettangolo e adesso vado a cucire il lato più corto piegandolo, però non lo faccio combaciare con quello più in basso, ma vado dove ho la striscia qui. E andrò quindi a cucire il mio rettangolo. Cucirò questo pezzo e però farò una cucitura lenta perché poi andrò a stringere, vi farò vedere come, in modo tale da creare questa sorta di pieghettatura in questa maniera. Allora, vedete, ho cucito e adesso tiro. E qui ho quindi la parte libera e qui invece ho creato il mio scaldacollo. Quindi adesso ho tirato in questa maniera e andrò a fermare la lavorazione in modo tale che qui resti sempre pieghettato così come è venuto.